State guardando un film e amate i popcorn? Vediamo come posso aiutarvi a scegliere il popcorn. Sono Susan Bauerman, dietologa professionista, e so che alle persone piace mangiare popcorn mentre guardano un film. Ho qui tre tipologie diverse di popcorn e ve le voglio illustrare. Sono andata al cinema e ho preso una porzione piccola di popcorn salati senza burro, quelli che spesso mangiamo. Ecco, sono questi che vedete. Devo precisare che alcune marche hanno indicazioni diverse di calorie sulle loro confezioni, ma in questo caso la mia ciotola di popcorn contiene 370 calorie e 20 grammi di grassi, l'equivalente di 5 cucchiaini. Ricordate che non è grasso aggiunto, ma grasso usato per fare i popcorn. Considerato che sono popcorn salati, non hanno zuccheri. Ma nonostante ciò sono pieni di calorie e grassi, al punto di essere paragonati a una porzione di patatine fritte. Infatti, per eliminare le calorie presenti in questi popcorn, dovrete correre per 45 minuti. Vediamo ora la seconda opzione. Questo è un popcorn caramellato e la ciotola che vedete contiene lo stesso numero di popcorn della prima. Sappiate che i popcorn caramellati hanno sia grassi che zuccheri aggiunti. Quindi questi popcorn contengono 1440 calorie con 72 grammi di grasso, l'equivalente di 6 cucchiai di grasso. E inoltre 100 grammi di zucchero, l'equivalente di 25 cubetti di zucchero. Per bruciare l'ammontare di calorie portate da questa ciotola di popcorn caramellati, dovreste correre per ben 3 ore. Popcorn caramellati contengono 4 volte i grassi presenti nei popcorn salati e quasi 400 calorie provengono solo dallo zucchero. Ora guardiamo l'opzione finale. Si tratta di popcorn soffiati, ovvero semplici. Non hanno né sale né zucchero e della stessa quantità della ciotola precedenti. Questi contengono solo 180 calorie e hanno 3 grammi di grasso. Per bruciare le calorie di questa ciotola di popcorn, vi basterà correre per soli 22 minuti. Quindi, 22 minuti, 45 minuti o 3 ore. A voi la scelta.